Blitz alla Santa Croce, il patron Colella contesta l'intervento della regione. Acqua di nuovo nei parametri di legge, la conferma ufficiale da parte dei tecnici del consorzio acquedottistico marsicano. Incongruenze nella ricostruzione post-sisma vengono evidenziate dal segretario generale della CISL dell'Aquila, Paolo San Germano. Nuovo edificio per la scuola San Simio, i lavori ad Avezzano partiranno entro gennaio. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In apertura di giornale le ultime vicende legate alla vertenza Santa Croce a seguito del blitz di ieri da parte delle forze dell'ordine con in testa la regione Abruzzo. Oggi c'è stato l'intervento del patron Colella che chiarisce la propria posizione, o meglio quella legata alla sua proprietà, come l'ha definita, cioè lo stabilimento Santa Croce. È stato surreale, scrive, le dichiarazioni rese alla stampa dal vicepresidente della giunta regionale Lolli di una ispezione all'interno dello stabilimento di mia proprietà per sequestrare acqua captata, a suo parere, senza autorizzazione, a cui ha fatto seguito la visita di funzionari regionali accompagnati da numerosi carabinieri. Lo ha detto, come abbiamo anticipato, Camillo Colella, patron della Santa Croce, l'acqua minerale distribuita a livello nazionale, imbottigliata nello stabilimento di Canistro, commentando l'ispezione di ieri mattina da parte del personale della regione. Mi sorprende, continua Colella, nonostante le numerose ingiustizie ed abusi subiti dall'azienda da parte della regione, peraltro tutti denunciati, che i vertici dirigenziali e politici dell'ente non sappiano che questa è un'azione illegittima che causa quantomeno una violazione del domicilio, visto che il potere ispettivo non è più in vigore, essendo scaduta la concessione per la sorgente. Quindi la Regione non ha più il diritto e i poteri di accedere ad uno stabilimento che ora è proprietà privata. Va da sé che una ispezione debba essere disposta dall'autorità giudiziaria e che quindi i dirigenti e Lolli si sono sostituiti a questa istituzione. In quanto all'acqua, prosegue, presente nei magazzini, abbiamo spiegato che pur essendo in attesa di un chiarimento definitivo è stata imbottigliata attingendo dai numerosi e grandi serbatoi, ha spiegato l'ingegner Colella. Insomma, siamo di fronte ad un vero e proprio pastrocchio, segnale preoccupante di incompetenza e di ripetuti abusi, ma anche di mancanza di rispetto nei confronti di un'azienda che ha salvato la Santa Croce nel 2007, risanandola e rilanciandola. Il patron della Santa Croce ha ricordato che abbiamo dovuto attivare le procedure di mobilità dopo che la Regione ci ha negato proroghe per ben 4 volte, come invece fatto per altri, attuando una vera e propria persecuzione e vessazione nei nostri confronti. Anche questo quanto successo questa mattina, ha concluso, sarà oggetto di denunce penali e civili, oltre che di richieste di risarcimento per danni milionari. In qualche modo parliamo ancora di acqua, infatti acqua di nuovo nei parametri nei comuni di Maiano di Marsi e Scurcola Marsicana, dove i controlli microbiologici effettuati dai tecnici del laboratorio analisi del CAM, il consorzio acquedottistico marsicano di Avezzano, entrati in azione subito dopo l'intervento di riparazione del sistema di clorazione, hanno certificato il ritorno alla conformità del liquido. Il superamento del problema è stato immediatamente comunicato dal consorzio acquedottistico marsicano ai sindaci dei 2 comuni soci e dalla ASL della provincia dell'Aquila. Fornitura regolare anche dalla sorgente Liri Verrecchie, dove l'innalzamento dei valori di torbidità provocato dal forte maltempo dei giorni scorsi aveva fatto scattare il divieto d'uso della risorsa idrica a scopo umano nei comuni di Tagliacozzo per le frazioni di Gallo, Scanzano, San Donato, Poggio Filippo, Sorbo, Piccola Svizzera e zona Porta Valeria, Cappadocia, frazione Verrecchie Basse, Sante Marie, capoluogo e San Giovanni, Carsoli,
capoluogo e frazioni escluse e di una parte del comune di Borgorose nella regione Lazio. Normalità anche per i comuni serviti dalla sorgente Rio Sonno. Una notizia di cronaca: nella giornata di ieri, personale dell'ufficio immigrazione della Questura dell'Aquila ha emesso nei confronti di un cittadino marocchino i provvedimenti di espulsione e di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di Torino. Lo straniero, privo di documenti validi per l'espatrio, è stato rintracciato nella stessa giornata nel territorio del comune di Celano da personale dell'Arma dei Carabinieri. L'uomo, di 32 anni, autore di numerosi reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di armi, è stato accompagnato dal personale della questura presso il centro di identificazione in attesa dell'acquisizione del lasciapassare presso le rappresentanze diplomatiche del Marocco ai fini del successivo rimpatrio. Nel sistema della ricostruzione post-sisma si è evidenziato delle incongruenze che vanno sanate. Siamo di fronte ad un fenomeno in crescita in provincia dell'Aquila, la dequalificazione professionale, contrattuale e retributiva dei lavoratori impegnati nei cantieri edili. Il segretario generale CISL della provincia dell'Aquila, Paolo San Germano, lancia l'allarme sulla gestione della ricostruzione e sugli effetti che la stessa ha sulle imprese locali. Un argomento, spiega San Germano, sottoposto anche all'attenzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione istituito in prefettura su proposta della nostra organizzazione sindacale. Registriamo una crescente dequalificazione della manodopera impiegata nei lavori post-sisma, sia dal punto di vista professionale che retributivo, con grave danno per le prestazioni aggiuntive erogate dal sistema delle casse edili locali. Altro nodo da sciogliere, evidenziato anche dall'Associazione Costruttori, cioè l'ANCE, è quello relativo allo scarso coinvolgimento delle ditte locali a tutto vantaggio di grandi gruppi che arrivano da fuori cratere e da fuori regione, che nella immediatezza dell'emergenza hanno fatto man bassa di lavori, finendo poi in concordato e mettendo in crisi subappaltatori e fornitori. A questo, denuncia la CISL, si aggiunge la sostituzione di manodopera effettuata da alcune imprese con il licenziamento dei dipendenti diretti a favore dell'utilizzo di cottimisti e subappaltatori che provengono da altre zone del paese, mettendo fuori gioco i lavoratori del territorio. E parliamo ancora per altri aspetti del terremoto dell'Aquila. La mattina del terremoto alle 3.32 ero all'Aquila, ero presidente della provincia, nessuno di noi aveva il manuale del buon terremotato, nessuno di noi sapeva cosa doveva fare per assistere, aiutare, sostenere le persone nell'emergenza e poi impostare la ricostruzione. Il primo obiettivo della commissione monocamerale d'inchiesta, approvata oggi dal Senato, sulla base di due proposte, tra cui la mia, è fare in modo che nessun amministratore si trovi più in quella condizione, perché tutti i ritardi e gli errori che abbiamo scontato noi aquilani non ricadono più su nessun altro. Lo dice la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La commissione d'inchiesta, composta da 20 senatori, prosegue Pezzopane, avrà 6 mesi per indagare sulla gestione dell'emergenza, sull'affastellarsi delle ordinanze, sulle leggi contraddittorie, sull'esclusione dei comuni e degli enti locali dal potere di decisione, fino al 2012, sugli strumenti e le procedure per la ricostruzione. Dopo il sisma del 2009, sia nella gestione dell'emergenza che della ricostruzione, si sono verificati cortocircuiti ed errori che non vanno più ripetuti. Con questa commissione d'inchiesta non vogliamo criminalizzare nessuno, ma imparare dal passato, conclude Pezzopane, per arrivare magari ad una legge organica sulle catastrofi e da contribuire al programma Casa Italia per la prevenzione antisismica. Sorprende il comunicato diffuso dai consiglieri regionali Febbo e Sospiri pochi minuti dopo la chiusura della seduta di ieri della Commissione di Vigilanza.
quanto dichiarato non corrisponde al contenuto dell'audizione, peraltro registrata. Così la direttrice generale Cristina Gerardis in merito alle dichiarazioni riportate dal presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo e dal consigliere regionale Lorenzo Sospiri. Nel pomeriggio, ha aggiunto, la struttura tecnica della Regione ha illustrato con dovizia di particolari l'andamento degli interventi a valere su fondi strutturali, consegnato i relativi cronoprogrammi e risposto ad ogni sollecitazione ricevuta. Sono costretta, mio malgrado, a rispondere poiché nel contesto del comunicato vengo continuamente chiamata in causa anche con giudizi di valore fuori contesto, dato il carattere tecnico dell'audizione. Preciso comunque che il programma, già diffuso pubblicamente e consegnato ai consiglieri, non è nuovo, bensì aderente a quanto nei mesi scorsi condiviso nelle sedi dei comitati di sorveglianza. Il riferimento al decreto 460 del 2016 è in tutto inappropriato. Essa ha ad oggetto il piano delle prestazioni del personale regionale. È evidente l'equivoco, non essendo la citata delibera un atto di programmazione dei fondi. Nel corso dei lavori i direttori hanno ampiamente spiegato perché sia errato parlare di un Abruzzo in ritardo nell'attuazione dei fondi, evidenziando la complessa attività di interlocuzione con i soggetti del tessuto socio-economico che ha portato alla sottoscrizione del patto per lo sviluppo e alla elaborazione della carta di Pescara. Un grande passo avanti, decisivo per il patrimonio scolastico che lasceremo in eredità ad Avezzano. Commenta così il sindaco Giovanni Pangrazio la conclusione delle operazioni di valutazione da parte della commissione di gara delle 11 offerte pervenute per i lavori che consentiranno di realizzare il nuovo edificio scolastico destinato ai ragazzi della scuola elementare San Simo che sorgerà nell'area adiacente alla scuola secondaria di primo grado Vivenza in via Frescobaldi. La conclusione di questo step da parte della commissione di gara vuol dire che, previa superamento delle verifiche e dei controlli previsti, sarà aggiudicata definitivamente la gara e a gennaio partiranno i lavori del nuovo palazzo sicuro, moderno ed efficiente anche dal punto di vista energetico. È una delle opere previste dall'imponente progetto di messa in sicurezza che questa amministrazione ha attivato sin dai primi periodi dell'insediamento e che sta portando avanti a testa alta con risultati tangibili. L'importo complessivo per la costruzione della nuova scuola di San Simio è pari a 2.350.000 euro, di cui 420.000 cofinanziati dal Comune di Avezzano. Il progetto, a cui la commissione di gara ha conferito il punteggio maggiore, in base a quanto disposto dal bando, è quello della ditta Scarafoni, che prevede 231 giorni per la realizzazione della scuola di circa 1.780 metri quadrati, con aule didattiche per 490 metri quadrati, aule speciali ed integrative per 415 metri quadrati, una mensa di 180 metri quadri, la biblioteca 68 metri quadri, 625 metri quadri tra altri locali, servizi e collettivo. Siamo tra le amministrazioni abruzzesi più attive e impegnate nella messa in sicurezza delle nostre scuole, conclude il sindaco. È sempre stata la nostra priorità e continuerà ad essere al centro della nostra attività amministrativa. Il sisma del centro Italia fa schizzare improvvisamente alle stelle le richieste di container, dilatando a dismisura i tempi di consegna dei moduli abitativi ed allora la ASL Avezzano sul Monte L'Aquila è costretta a cambiare in corsa e trova una soluzione per fare in fretta, sostituire cioè i moduli prefabbricati con edifici in affitto e non ultimo ottenere considerevoli risparmi. Con un cambio di passo dettato da
imprevedibili sviluppi dell'emergenza sisma, l'azienda sanitaria vara una strategia per aggirare la burocrazia, garantendo la sicurezza degli utenti e degli operatori sanitari e trovare una sistemazione provvisoria agli ambulatori situati nell'area vecchia dell'ospedale di Sulmona, non conforme alle norme antisismiche. La nuova soluzione adottata dalla direzione ASL, della quale è stato messo al corrente il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, permetterà di evitare di infilarsi nell'ingorgo delle richieste, che sono tantissime, che dopo il sisma di fine ottobre, Protezione Civile, enti e istituzioni hanno inoltrato per avere in affitto i container. La necessità di cambiare strada porterà quindi ad una soluzione migliore perché al posto dei container scelti in prima battuta per ospitarvi gli ambulatori della parte vecchia dell'ospedale, si utilizzeranno degli edifici in affitto per ovvi motivi molto più idonei e confortevoli rispetto ai moduli prefabbricati. L'ASL nei prossimi giorni pubblicherà l'avviso per trovare sul mercato l'immobile che risponda alle esigenze richieste, annuncio a cui seguiranno tutte le tappe amministrative successive fino all'effettivo trasferimento delle attività ambulatoriali ubicate nell'ala vecchia. Le scosse telluriche del 30 ottobre scorso, dichiara il manager dell'ASL Rinaldo Tordera, ci hanno messo improvvisamente davanti ad un grosso ostacolo, quello dei lunghi tempi di consegna dei moduli provvisori. C'è stata infatti una pioggia di richieste alle ditte fornitrici per affittare container necessari ad ospitare le persone colpite dal terremoto del centro Italia. Ci sarebbero voluti molti mesi per avere le strutture modulari, un'attesa incompatibile con la nostra necessità di assicurare prima possibile condizioni di sicurezza a tutti gli utenti. Tutto esaurito al Teatro dei Marsi di Avezzano nella serata inaugurale della stagione di prosa. Calorosi applausi agli attori della originalissima pièce di apertura Calendar Girl, e cioè ha dato la misura del livello culturale raggiunto dal pubblico anche grazie alla impostazione che l'amministrazione comunale di Avezzano ha voluto dare alla gestione artistica del teatro. Uno sguardo lungimirante da parte del sindaco Giovanni Di Pangrazio e dell'amministrazione, con la composizione dell'ufficio del teatro da parte di un gruppo di giovani con specifiche competenze come Lino Guanciale, Roberta Di Pascazio, Daniele Paoloni, Luca Di Nicola, Alessandro Mariani, Stefano Guarracini, coordinati e diretti da Giampiero Nicoli. La stagione del decennale, da loro costruita e che comprende ben 12 spettacoli di qualità media elevata, si impone come una stagione di prosa in ambito regionale e di un teatro che si presenta oggi come il più ricettivo ed il più funzionale dell'Abruzzo. Questo risultato, ha dichiarato il sindaco Di Pangrazio, dopo aver assistito allo spettacolo inaugurale, è solo il trampolino di lancio verso programmi di maggiore prestigio per la città. Il teatro è luogo simbolo dell'aggregazione dei cittadini, uno strumento di forte presa della cultura non solo locale, ma estensibile a tutta la Marsica. L'amministrazione comunale, continua il sindaco, ha scelto di affidarsi a persone competenti nei vari campi della cultura e dell'arte, prescindendo dalla politica, e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Conferenza stampa di presentazione dell'ottava convention delle imprese, l'impresa che verrà promossa da Confindustria Abruzzo. La conferenza stampa, che avrà luogo lunedì prossimo 14 novembre all'Aquila, presso la sede di Confindustria Abruzzo, località Campo di Pile, alle ore 11, vedrà la partecipazione di Agostino Ballone, presidente di Confindustria Abruzzo, accompagnato da Giuseppe D'Amico, direttore di Confindustria Abruzzo. L'incontro è finalizzato ad illustrare l'ottava convention promossa da Confindustria Abruzzo, che si terrà il giorno 17 novembre prossimo a Pescara presso il padiglione espositivo ex COFA nel porto turistico via Cristoforo Colombo a partire dalle ore 15. Anche quest'anno, infatti,
La convention si caratterizza quale importante appuntamento di valenza nazionale per discutere di economia, politica, innovazione e sviluppo con la partecipazione di esponenti di primo piano della società civile, della politica e delle istituzioni, tra cui il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Sarà un trabocco in insolita veste autunnale ad accogliere i fuoriportisti marsicani al loro secondo appuntamento con la rassegna enogastronomica itinerante Una domenica fuori porta, organizzata da Marco Signori e da Alessia Di Gioacchino in collaborazione con l'Osteria Contemporanea Mamma Rossa di Avezzano. Il prossimo 20 novembre, infatti, si terrà una nuova entusiasmante escursione alla scoperta delle migliori produzioni abruzzesi. La domenica d'autunno, col profumo dell'estate, nell'estasi brillante della Costa dei Trabocchi, prevede la visita nella pluripremiata azienda olearia Tappeto di Caprafico di Casoli, in provincia di Chieti, ai piedi della Maiella. I fuoriportisti saranno accolti dai titolari i cui prodotti ottengono conferme e riconoscimenti dalle più accreditate guide enogastronomiche. L'occasione è ghiotta per scoprire le modalità di produzione dell'esclusivo olio di intoso della Maiella, di cui Tommaso, quinta generazione, alla guida del frantoio, con 6.000 alberi per complessivi 20.000 litri l'anno, è custode ufficiale. I fuoriportisti potranno visitare il frantoio e degustare l'olio nuovo. Al termine della visita, la carovana si sposterà verso la Costa dei Trabocchi sul Trabocco Punta Cavalluccio di Rocca San Giovanni. Tommaso Verì, il giovane patron della locale, della locanda, delizierà i fuoriportisti con le prelibatezze della sua cucina di mare. Domenica 20 novembre sarà anche l'occasione per consegnare il premio al fortunato vincitore del contest fotografico della prima escursione che, come abbiamo avuto modo già di riferire, si è tenuta nella Valle Scannese lo scorso 23 di ottobre. Il costo dell'escursione è di 60 euro e comprende viaggio in pullman, degustazioni e pranzo, secondo quanto indicato dal programma. Parte l'iter per la realizzazione dei poli tecnico-professionali. Da questa mattina, sul portale della Regione Abruzzo, www.regioneabruzzo.it, nella sezione Avvisi pubblici, è pubblicato l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione dei poli tecnico-professionali. Il passaggio amministrativo di fatto segna l'innalzamento del livello dell'offerta di istruzione e formazione alla luce soprattutto delle aree di interesse formativo individuate dalla Regione. Nel processo di apprendimento permanente, di certo, un ruolo strategico per la costruzione di un sistema integrato lo svolgono i poli tecnico-professionali. Ed è per questo che la manifestazione di interesse avviata dalla Regione con questo bando potrebbe aprire nuovi scenari e consolidare la collaborazione con i territori di riferimento, con il mondo del lavoro, con le sedi della ricerca scientifica e con il sistema della formazione professionale. La costituzione dei poli tiene conto delle filiere di riferimento già in precedenza individuate dalla Regione in ragione della vocazione produttiva dei singoli territori. Le filiere individuate nel bando sono meccanica, meccatronica e automazione, energia, costruzioni e abitare eco, agroalimentare, tessile, abbigliamento e calzaturiero, trasporti e logistica, mobilità permanente e turismo. Bene, ora per il calcio vi proponiamo il servizio del campionato di eccellenza Capistrello Penne che si è concluso con la vittoria di Roetani per 1-0. Al comunale di Capistrello discena un match fra squadre in salute ma prive di diversi elementi di peso. Incontro dal pronostico aperto, giocato sotto una pioggia battente che non spegne gli istinti predatori dei 22 in campo. 5 minuti per vedere le prime tracce ospiti nei piedi di Di Martino, ficcante ma impreciso nel diagonale che si perde di poco a lato.
Granata a corto di centrocampisti e senza il fosforo di Edoardo De Meis, penne forte di un buon seguito di tifosi in trasferta, sintomo di un certo entusiasmo ritrovato, ma appalesato più a livello quantitativo che qualitativo. E così il capistrello prova ad uscire dal guscio a metà tempo con Greco che pesca il pertugio, ma non la rete. Palo esterno e si riparte a pane e tanta acqua da tutte le parti. E in campo i ritmi ne risentono alla lunga e così la nuova azione matura solo al 35esimo quando Di Properzio carica a giro ma non trova lo specchio della porta. 3 minuti più tardi Salatiello si sgancia sulla fascia, crossa per Demma che la prende di sguincio vanificando il tutto. Negli spogliatoi per asciugarsi e ribagnarsi a tempo di record in un secondo tempo per ampi tratti soporifero. Sfumature granata al 20esimo quando Venditti pennella su calcio di punizione ma Malaspina disinnesca un cuoio bagnato e quindi assai insidioso. Il match va a spegnersi e in campo non si notano particolari spunti per minuti e minuti. Al 38esimo poi di punizione in punizione tocca ai Vestini provare a pescare il jolly con il neo entrato di Pietro che ci mostra perché Cattafesta è estremo blasonato. Un pugno di secondi ed Edison Dema prova a colpire di rapina ma Malaspina è tempestivo nel disinnescare la miccia. Sale il capistrello e una percussione granata al 41esimo frutta il vantaggio locale. Panecasio, giovanissimo talento, è geniale nel pescare un ottimo Franchi, vero uomo in più per i suoi, spettacolare nel trovare la fessura da 3 punti. Pochi centimetri, buoni per avvicinare la zona playoff. Per gli ospiti, va detto, l'onore delle armi ci sta tutto. Ad Maiora. Mister Torti, partiamo con una provocazione. Lo scorso anno una partita così l'avreste persa. Ma quest'anno è un discorso diverso, anche se oggi è stata difficile perché il Penne si è dimostrato una squadra che sta in un'ottima condizione, con dei buonissimi giocatori. Secondo me il risultato di parità rispecchiava molto l'andamento della gara, dove le difese hanno prevalso molto bene sugli attacchi, per cui, però poi alla fine abbiamo fatto questo bellissimo gol perché è stata una bella azione e ci prendiamo questa vittoria importantissima. Il capistrello carico di assenze e assenze pesantissime, cosa significa questo? Significa che gli altri sono all'altezza, il gruppo c'è, i ragazzi si dimostrano all'altezza, i fuori quota molto bravi, oggi, anche oggi 2000 in campo, hanno fatto appieno il proprio dovere, per cui sono contento. Certo, avere a disposizione tutta la rosa è un discorso diverso, però io sono molto soddisfatto di questi ragazzi, quindi andiamo avanti a lavorare. La terza vittoria di fila non è poco. No, vabbè, sicuramente ci sono anche dei meriti, però ripeto, oggi secondo me pareggio era il risultato più giusto perché il Penne si è dimostrato un'ottima squadra. Al di là del valore del Penne, comunque il capistrello ha quella concretezza che in passato è mancata spesso. No, diciamo che noi quest'anno a livello di fase di non possesso siamo cresciuti tanto, prendiamo pochissimi gol e poi riusciamo a sfruttare al massimo magari quelle poche occasioni che in questo momento stiamo creando. Sicuramente sarà un pregio, però bisogna migliorare molto ancora. Si nota una maggiore tranquillità, anche perché le vittorie portano sicurezza. La vittoria è la medicina, ti fa lavorare tranquillo in settimana, si sta sereni, è ovvio. Aumenta l'autostima, la consapevolezza. Però ecco, non è che noi adesso mancano ancora 6 partite al girone di andata e 17 al ritorno, per cui noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile e poi vediamo a fine campionato dove ci saremo attestati. Mettiamola così, ad oggi la zona playoff è vicinissima, la zona playout è lontanissima. Meno male, la zona playout è lontanissima, questo ci fa piacere. Nello stesso tempo ci fa piacere pure stare a ridosso di quelle cosiddette grandi, no? Squadre forti che con un bacio diverso, con delle rose diverse hanno puntato a fare campionati importanti, per cui noi dobbiamo stare sereni, tranquilli, piedi per terra, con molta umiltà e dobbiamo continuare a lavorare. Solito bollettino medico, Dario Celli ci guarda da dietro la telecamera, anzi è di spalle per l'esattezza, però insomma è un infortunio lieve. Gli altri come stanno? Lepre si è rivisto in panchina? Beh, Lepre si è allenato mercoledì la prima volta dopo 4 settimane, è ovvio che dobbiamo aspettarlo, però penso che la prossima settimana ci potrebbe anche dare una mano. Dario ha una contrattura, un polpaccio, il resto Severoni credo che
ce la potrebbe avere per altri 15 giorni, Jacoboni uguale. E vabbè, siamo un po' incerottati, però va bene così. È comunque una squadra che adesso sta scoprendo le sue carte, sono carte pesantissime. No, è una squadra che, te l'ho già detto la scorsa settimana, noi siamo, secondo me, fortunati ad avere dei ragazzi bravi e quindi questo ci facilita il nostro compito. Cerchiamo sempre, come al solito, il pelo nell'uovo. Chi manca, cosa manca, quale ruolo è scoperto, se c'è un ruolo scoperto? Ma con il rientro di tutti forse manca qualcosina a metà campo, però di fatto se questi nostri ragazzi, come ragazzi come Panecase e Fantauzzi 99, crescono in questa maniera, in maniera così esponenziale, può darsi pure che non manca niente. Quindi, andiamo. Dopo partita con mister Savini, giustamente deluso, la prestazione però c'è stata. Sì, sicuramente la prestazione c'è stata, abbiamo fatto l'unico errore, ci abbiamo preso gol, potevamo fare tante cose, potevamo far fallo, ci abbiamo fatto partire, succede. Purtroppo siamo molto contati, abbiamo una rosa corta, abbiamo due o tre infortunati importanti e quindi oggi abbiamo giocato forse con 7-6 fuori quota, 7 fuori quota, quindi difficoltà ce ne abbiamo, però la squadra è viva, insomma, quindi... C'è una certa consapevolezza del proprio valore adesso, si nota? Sicuramente, una squadra che ha consapevolezza del proprio valore, però alla fine quando stai sotto un errore, riprendere l'autostima e poi andarla a perdere una partita diventa sempre difficile, sei sempre in una situazione in bilico in cui non puoi sbagliare mai niente. Come dicono quelli bravi, non sono queste le partite da vincere comunque. Ma noi dobbiamo giocarci tutte le partite, questa era una partita da vincere, da giocarsela per vincere, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo la prossima settimana di poter far meglio. Comunque il fattore campo per voi è determinante, quindi insomma diciamo che con 23 partite davanti non c'è da preoccuparsi più di tanto. Noi dobbiamo sicuramente arrivare al mercato cercando di rimanere allacciati e poi... dobbiamo sicuramente rinforzarla sta squadra per poter far bene. Cosa manca, cosa chiederà Savini ai propri dirigenti? Ma questo poi quando ci riuniremo lo diremo, adesso non c'è da dire niente. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it oppure sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie dell'attenzione, a risentirci.